Bologna con la testa già a Udine, pronto a ragionare sulla partita che affronterà dell'ex Guidolin. Fortitudo che dopo la campagna abbonamenti si presenta questa sera alla Festa dell'Unità per far conoscere i propri giocatori. Virtus pronta per il torneo di Jesolo, la Meccanica Nova Basket femminile pronta per un match amichevole per festeggiare sabato questo matrimonio con San Pietro in Casale. E al Giardini Margherita, al Circolo Tennis, inizia un torneo Open femminile. Queste le notizie a breve nel nostro TG. Questo programma è offerto da Maribo Sima, azienda con 40 anni di esperienza specializzata nella manutenzione e riparazione di ascensori di qualsiasi marca. Maribo Sima è in via Triunvirato 15/2 a Bologna. Kinetech è in via Franchini 44 ad Altedo, telefono 339-6901-445. Buonasera e bentrovati, appuntamento quotidiano dell'informazione sportiva di qui Bologna.tv. Oggi è giovedì 12 settembre, andiamo a vedere le notizie che abbiamo detto in apertura. Bologna in campo con il rientro di tutti i nazionali impegnati nelle varie rappresentative, l'abbiamo già detto nei giorni scorsi. Unico assente, in ritardo giustificato, quello di Diego Perez. È entrato anche Cristaldo, mentre Morleo e Alibec stanno lavorando a parte in palestra. Per invece terapie e altri lavori più leggeri, Sorensen e Cherubin assenti anche loro. Designato intanto l'arbitro di domenica Udine sarà Doveri di Roma, che avrà come collaboratori Marzaloni e Stefani, mentre il quarto uomo sarà Iori. E parliamo ora di basket, dopo la presentazione ufficiale della campagna abbonamenti, nel quale abbiamo fatto vedere anche un nostro servizio. Questa sera la Fortitudo sarà di scena alla Festa dell'Unità al Parco Nord, nello Stand Arci alle ore 21, con una delegazione delle squadre e dei dirigenti che incontrerà il proprio pubblico. Parliamo invece di Virtus, scende in campo domani la Virtus targata Granarolo al torneo di Jesolo per un primo impegno ufficiale. Palla 2 alle 18:15 contro la Cibona Zagabria, previsto invece il rientro di Gadefor in campo agli europei con la Svezia, ovviamente eliminata. L'altro match vede in campo Venezia e Varese. Intanto oggi auguri a Pepe Poeta che compie 28 anni. Restiamo sempre in tema di basket, questa volta al femminile, dove tra poco la Meccanica Nova scenderà in campo alla Spezia contro la Virtus al Palamariotti per ricambiare poi la visita sabato prossimo al palazzetto di San Pietro in Casale, nella giornata dedicata alla società con tutto lo schieramento e la presentazione del proprio settore giovanile. Per la gara di questa sera si scende in campo tra un paio d'ore circa, saranno assenti Valeria De Pretto e Arianna Landi. Sabato mattina, come detto, nel corso della giornata dedicata alla Libertà, presentazione con l'amministrazione comunale e in tarda mattinata, in serata invece in piazza sempre San Pietro in Casale. Parliamo di tennis, come vedete in apertura, per raccontare del via del torneo Open femminile ai Giardini Margherita, quasi 100 giocatrici pronte a darsi battaglia per arrivare a finale di domenica 22 settembre. Ingresso, come sempre, gratuito. È tutto per oggi, vi auguro un buon proseguimento di serata e vi do appuntamento domani. Questo programma è stato offerto da Maribo Sima, azienda con 40 anni di esperienza specializzata nella manutenzione e riparazione di ascensori di qualsiasi marca. Maribo Sima è in via Triunvirato 15/2 a Bologna. Kinetech è in via Franchini 44 ad Altedo, telefono 339-6901-445.